bentornati a una nuova puntata di Chef per Passione. Oggi abbiamo il galletto, quindi come ben sapete quando abbiamo il galletto vuol dire che c'è un ospite. E chi sarà l'ospite di oggi? Eccolo lì, vediamo. Eccomi, ciao. Eccolo, ciao, ciao Giulio. Come stai? Bene. Allora, Giulio, adesso diciamo chi è. Aspetta, prima diciamo che cosa andiamo a fare però. Benissimo, ok. Lo dici tu? Lo dico io. Ok, vai. Il mio piatto preferito, i nuggets di pollo. Ecco, i nuggets di pollo che ovviamente, aspetta che vado a mettere a posto la padella, okay. Ovviamente il tuo piatto preferito perché... Perché io, essendo musicista, quando finisco le tardi, le prove, arrivo di notte fonda, la prima cosa che trovo nel freezer la tiro fuori e la metto giù in una padella. E spesso è roba, come dire, abbastanza già pronta, come dire. Abbastanza no? Surgelata. Abbastanza surgelata, ecco, non volevo usare questo termine. Abbastanza surgelata. Invece oggi cosa faremo? Lo impariamo a fare veramente. Bravo, quello no, vero. Quello vero. Non ricomposto. Sei sicura di fare questa cosa? Va bene, ok, sì, sì, tranquillo. Anzi, la fai tu. La faccio io, hai ragione. Io non faccio niente, farai tutto tu. Va bene. Quindi... Allora, iniziamo subito a cucinare, okay. Così poi chiacchieriamo un pochino e mi spieghi un po' questa cosa del musicista. Volentieri, benissimo. Dove metto mano? Cosa allora, metti mano, prendi il petto di pollo. Eccolo. Perché se dobbiamo fare i nuggets di pollo, prendiamo il petto di pollo. Apriamo. Bravo, vedo che già iniziamo a capire. Sono bravissimo, guarda. Io butterò solo la spazzatura, guarda, in tutto ah, questo. Sì? Sì. Beh, lì è un tagliere, lì è il coltello, okay. Quindi inizia tu a tagliare il petto di pollo a bocconcini dimensione nuggets. Dimensione nuggets, per capirci. Ok, perfetto, okay. Non dei dadi così grossi, no, ma neanche no. Dei bocconcini. Ok, perfetto, bravissimo. Allora, tu inizia, io vado a buttare la spazzatura. Ecco, già okay. Comunque comincio con una cosa difficilissima, perché già la dimensione giusta... Ecco, magari un po' più grandino, guarda. Più grande? Facciamo una roba, se tu ti metti così okay. E tagli tipo secco così... E poi vado bravo, in verticale, perfetto. Okay. Grandioso. Tipo battaglia navale, ho capito. Allora, raccontami un pochino, cioè tu fai il musicista? Sì. Quindi questo è il mio... suoni e canti? Suono e canto, principalmente il mio strumento è il canto, cioè quindi la voce. E scrivo canzoni, e le realizziamo col mio gruppo che si chiamano Belzer, come il mio cognome. Ah, ok. E vediamo, aspetta che non voglio tagliare cose che non sono dei nuggets. E con loro appunto realizziamo brani originali, abbiamo fatto un album che si chiama Piccoli Oggetti Meccanici che ormai risale a 2 anni fa e stiamo lavorando a qualcosa di nuovo adesso, ma continuiamo a portare dal vivo intanto il nostro lavoro con uno spettacolo chiamato Piccoli Oggetti Meccanici che è basato su questo. E che genere di musica è? Perché conta che io di musica... Zero? Tu di cucina come vai? Zero. Ecco, ci troviamo uguale, a metà strada, ecco, diciamo. Esatto, perfetto. Io con la questa musica è uguale, okay. Cioè io il massimo che so fare è... suonare il campanello. Bene, quello okay. Che, di prima. Ok, questo e, forse arrivo alla vecchia fattoria ia ia o a cantare, però lì mi già, fermo. Guarda che non è mica tanto facile farla ah, no, bene okay. Anche quella. Guarda che è un infatti non ho detto che la faccio bene. Ecco, perfetto, ok, allora un altro discorso. Ecco, quindi io zero. Quindi tu che genere di musica? Dunque, possiamo dire musica italiana, pop rock, perlomeno l'ultimo album che abbiamo fatto, ora ci stiamo spostando un po' più sul cantautorato sì. E quindi facciamo brani comunque diciamo con un pochino più di contenuto testuale ma con una melodia abbastanza forte, italiana. L'ultimo album che abbiamo fatto ha qualche sonorità più inglese, diciamo, ci piacciono molti gruppi d'oltremanica e cose del genere. Quindi tu suoni anche, cioè canti anche in inglese? Ma qualche brano sì, però fondamentalmente cerchiamo di fare musica in italiano perché così per comunicare con più persone possibili nella nostra nazione. E quanti siete nel gruppo? Nel gruppo siamo in quattro, sono io che canto e suono. Ah, solo tu canti? Sì, sì, sì. Cioè, beh, no, ci sono anche dei coristi, diciamo, cioè, diciamo che gli altri musicisti mi danno una mano con a fare i cori. Corista, faccio... Ecco, potresti fare questo. Faccio quel lavoro, oppure, esatto, le coriste esatto. Così, tipo anni 70, no? Beh, si usa un po' meno adesso, ma possiamo rimetterlo, come dire, in auge noi, questa usanza ormai perduta. Io non so se sono giusti le ma sì, le va bene, va lo bene, stai perfetto. Un po' tritando, però va ma bene. Perché inizialmente volevo fare l'hamburger di pollo, poi invece mi avete sì, detto di fare il ci nugget. Sei vicino, comunque se continuiamo così, stai sereno che ci siamo vicini all'hamburger. Molto bene. va bene, non ti preoccupare. D'altra parte abbiamo detto che è zero, io mi sto sì, mantenendo sì, infatti, a questa... io tra un po' inizio a cantare la vecchia fattoria. Perfetto, così facciamo la cosa alla pari, bene, questo lo lascio grosso così va quello bene. Quello lì forse un po' tanto. È un po' tanto, dividiamo in due? Sì. Mia, che disastro. Sì, forse un po'. Ma no, ma va bene. Ma va bene. Senti, invece dimmi una cosa. Tu sei fidanzato, sposato? Io sono fidanzato. Sì, ok. Ok. Convivi? Devo aggiungere altro. Convivo, sì. No, raccontaci un po' della tua fidanzata. Stato civile. Ah, ok, ok.
Ci starà guardando, tra l'altro, la tua fidanzata, mi auguro. Ci starà guardando, credo proprio come di sì. Come si chiama? Si chiama Camilla. Camilla, ciao Camilla. Ah, ecco, ma non dovevamo non dirla questa, perché non avevamo detto così. Benissimo, ok. Ciao Camilla. No, la salutiamo Camilla a casa. Ok. E, no, raccontami un po', okay. Vivete insieme? Viviamo insieme. Lei cucina quanto me, grosso modo, ci dividiamo le cose però. Diciamo che le cose più complicate le fa lei, io sono quello che mette le cose sulla griglia, sostanzialmente. Ah, ok, fantastico. A parte un piatto che ho imparato, devo dirlo, da te questo. Molto bene, bravo, mi piace questa cosa. E ho imparato a fare la pasta con i broccoli. E spero che tu da me non abbia imparato a tagliare il petto di pollo, perché sennò vuol dire che insegno malissimo. Assolutamente, sono un po' apposta perché voglio imparare, infatti guarda che schifezza che sto facendo. Aspetta, guarda, facciamo una roba che taglia... Ah, ma perché... Guarda, adesso sai cosa faccio? Adesso faccio una roba. È un pollo su due livelli, però hai notato che c'è un primo piano e un secondo piano. Terrazzatissimo. Terrazzatissimo, abitabile, libero da subito. E mentre lo tagliavo veniva fuori un'altra parterre, diciamo. C'è anche il Deor in questo momento. C'è il Deor. E il gazebo già pronto, che è questo. Vabbè, pezzo un pochino. Chiediamo se fanno ospitate di cantanti e magari li facciamo. Allora c'è il giochino del petto di pollo, quindi per questo favore è il prendilo. Del petto sì, di pollo. Tira. Aspetta, tira. C'è l'osso ioide qua, ho capito. È l'osso ioide. Ecco, ho vinto io, quindi ecco. Vabbè, quindi devo farlo io ancora. Bene, ho vinto io, quindi niente. Ho toccato l'unica possibilità di non farlo. Allora, aspetta che prendo la piccagetta che non so dov'è qua. Che è caduta in terra. Aspetta. Allora, piccagetta. Allora, adesso dobbiamo iniziare a farli sti nuggets, perché sennò qua il tempo passa. Allora, noi dobbiamo, ti spiego, per fare la panatura quella bella che c'è in quelli che compri, allora, tu dovresti prima passarli un po' nella farina. La farina, che a cui adesso assegniamo... la vado a prendere. Perfetto. A cui assegniamo una ciotola questa X. Ciotola. Ok. Sì, anche questa va bene. Poi... metti due uova qua, due o tre, e le sbatti un po' con la forchetta. Benissimo. Quindi dalla farina lo scrolli un po' e lo passi nell'uovo. Benissimo. Poi lo passi nel pan grattato e poi rifai uovo e pan grattato. Perfetto. Quindi farina, uovo, bravo. Allora io vado a prenderti la farina. Benissimo. E già che ci sto, prendo anche il pan grattato. Benissimo. Che e lo faccio con calma perché sennò ci sparano. Ecco. Allora ti metto un po' di farina a sentimento lì. Bene, quanto basta? So che questo è il termine... Sì, a me quanto basta non piace perché... Benissimo, ecco. Ora siamo in due perché io non so mai cos'è questo quanto basta. Non vuol dire niente, quando non sai... Quando è abbrettio, è il sostitutivo di abbrettio, esatto. Capito? Okay. Quindi un po' abbrettio di pane e di farina, lì hai le uova, qua benissimo. Hai la forchetta. Quindi come avrai capito io oggi non faccio una mazza. Ok, sbatto anche le uova. Bravissimo. Prima cosa fai da tutto fare, tu. Sì, direi di sì. Le uova, le trovi là? Ah, certo, le nostre uova. Bravissimo. Due allora? Ma sì, buttacene anche tre, che tanto se per caso non le usiamo, a parte che potremmo anche usarle tutte, ma se non le usiamo tutte ci facciamo la frittata. Idea. Quindi questa. Non ti preoccupare. Però almeno questa risparmia. Che io sono genovese e io non butto niente, stai sereno. Ecco. Bravissimo. Allora, dai, va bene, puoi anche lasciarle lì, vai. Ok, rompiamo le uova. Allora, sai cosa potrei fare io? Sì. Mentre tu fai questo lavoro qua, io ti prendo un piatto. Sì. Così, quando l'hai rimpanato, te li metti su un piatto. Ok, perfetto. Okay. Pronti per la frittura. Che io direi che iniziamo a impanare, poi quando hai iniziato a impanarne qualcuno, va bene. Va bene, ci siamo? Non deve montare? No. Quando hai iniziato a impanarne qualcuno, mettiamo l'olio a scaldare. Benissimo. E mandiamo la pubblicità e poi finiamo di cuocerli dopo. Perfetto. Va bene? Okay. Vai. Inizio a metterlo prima nella farina, quindi. Bravissimo. Te li faccio mettere prima nella farina perché c'è un motivo. Spiegami questi trucchetti. Perché se tu li metti prima nella farina e non subito secco uovo e pan grattato, la panatura si attacca meglio. Okay. E non, sai quando tipo cuoci che il petto di pollo un po' si stringe? Cioè sì, certo. E rimane tutto quello spazietto tra... Ecco, questo non dovrebbe farlo. La conosco molto bene, purtroppo, le poche volte che ho pigia provato. Bene, pigia bene, ancora? Pigia bene, sì, okay. sì. Bravissimo, così. Okay. Poi scrollalo un po' bene perché un attimo, bravo. Tutta la cosa qua. Sì, okay. Di nuovo lì di e nuovo poi qui. Di nuovo lì. Perfetto. E via. Bravissimo, grande. Ho creato un collegamento tra le due ciotole, ti piace il ponte bellissimo. Di Brooklyn? Fantastico. Okay. Ci siamo? Pigia. Pigio ancora? Sì, guarda. Ragazzi, qua diventa. Allora, tu vai avanti e io finisco, vedi? Tu volevi non far niente oggi, invece dovrei, purtroppo... Ecco, questa
più che un nuggets è una cotoletta di petto di pollo, però... È un orecchio d'elefante, sì, di esatto, pollo. Magari forse li avrei fatti un po' più piccoli, però è lo stesso. Sì, magari mangiamo questa cosa qua, guarda. Ah, beh, passiamo proprio all'operazione a cuore aperto, ok, ho capito. Sì, molto forse bene. Farei questo lavoro di... Ma va bene, va bene. Bene. Sei alla prima o alla seconda? Solo alla prima. Ok. Secondo giro. Però vedi che facendo così rimane un po' più, più attaccato e il discorso funziona bene. Bravissimo, grande. No, senti, raccontami un po', ma quindi fai anche concerti? Facciamo concerti, sì, in cui appunto con questo progetto, va bene questo? Ma ancora un pochino, sì, va? Lascialo lì che lo finisco benissimo. Di pigiare io. Tu fai l'ultima parte. io li taglio. Li taglio e fai, tagli la cotoletta a pezzetti. Io taglio la cotoletta di... Molto bene. No, mi dicevi, fai concerti? Facciamo concerti, sì, e ultimamente portiamo in scena uno spettacolo basato sull'idea di base del nostro album, cioè Piccoli Oggetti Meccanici, ed è uno spettacolo abbastanza, come dire, multimediale, perché oltre al live c'è un attore, Ronzoni, che legge, fa delle letture tra un brano e l'altro, inerente al brano che stiamo per eseguire. Ci sono dei video che, come dire, completano un po' il discorso delle canzoni e quindi commentano quello che noi stiamo suonando. E quindi è uno spettacolo abbastanza ricco. Abbiamo cercato di fare qualcosa di un po' più, come dire, complicato. Ok, lo sai che io sono arrabbiatissima perché non mi hai portato la maglietta del gruppo. Hai ragione, è stata una vergogna assoluta, ma verrò un'altra volta. Cioè, io mi ero anche messa la magliettina nera perché ho detto così poi lui mi porta la maglietta. Mancano solo le strisce pedonali qua. Capito, vabbè, se mai prendo due manate di farina, faccio così. Ecco bene. Fatto, va bene, tagliamo? Sì, ecco, magari sì. Provate a pulirmi le dita perché ho come... Hai un... posso friggere anche i miei primi polpastrelli? È un'idea. Allora, io direi che adesso possiamo quasi smettere un secondo. Perché mettiamo l'olio nella padella. Ce l'hai la famosa piccaggetta di qui sopra? Sì. Adesso aspetta, adesso magari lanciamo la pubblicità e ti faccio lavare le mani. Sembra di aver giocato col pongo finora. Che forse è meglio. E allora facciamo una cosa, adesso noi questi li abbiamo già fatti e li abbiamo anche tagliati, quindi sono quasi dimensione nuggets. Direi. Adesso tu stai fermo lì, non ti muovere perché hai un chilo e mezzo di panatura nelle mani, poi ti spiego una cosa, che magari metti nell'uovo con una mano e nel pan grattato con l'altra. Vedi, queste sono finezze che a noi profani. Vabbè, mettiamo l'olio di... semi di girasole. Bravissimo. Attenzione, non... L'olio di semi di girasole, puoi tirarmi cortesemente su un attimo le mani per far vedere? Volete vedere? Guardate, sì. Ma adesso è già meglio di prima, se volete fare un dettaglio, ecco, perfetto. Ma prima era molto peggio, non si vedevano i polpastrelli. Ecco, non so perché, ma in questa cosa mi è venuto un po' in mente la puntata di Onofri, non so se l'hai vista, però non so come mai ho questa reminiscenza. Io speravo di fare qualcosa di quel livello. Ho questa reminiscenza della puntata di Onofri. Adesso mettiamo l'olio di semi di girasole nella padella e, come dico sempre, mettetene tanto, perché se voi mettete poco olio i cibi se l'assorbono tutto, invece se ne mettete tanto, anzi crepi l'avarizia, ce ne mettiamo ancora un po', se ne mettete tanto i cibi ne assorbono meno, quindi datemi retta, mettetene tanto, così è meglio. Accendiamo la piastra e mandiamo la pubblicità, anzi la mandi tu, aspetta. Ok, io ho acceso la piastra, facciamo scaldare l'olio e noi finiamo di impanare questi e dopo la pubblicità li cuociamo insieme. Mandale tu. Posso farlo come vorrei sempre farlo, come ho sempre sognato? Ho quasi paura, però sì. Consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti. Bentornati e benvenuti a chi si è appena sintonizzata adesso. Siamo qui con Giulio, super cantante, super musicista. Ma non super cuoco. Ma non direi super proprio, cuoco. Ma va bene lo stesso. E che abbiamo preparato il suo piatto preferito, cioè? I nuggets di pollo. Bravissimo, che oggi invece l'abbiamo fatto in casa. Sì, meno male. Un po' grandini.
Sì, però meglio abbondare, no? Come si suol dire. Hai assolutamente ragione. Non so farlo, allora, mentre io inizio a togliere i primi che abbiamo messo in cottura durante la pubblicità, perché così riuscivamo a mangiarli senza sentirci male perché erano crudi, esatto, tu racconta un attimino come li abbiamo fatti e dici gli ingredienti, così loro ci mettono la padellina e da casa possono farli anche loro. Benissimo, allora, ho preso il pollo, ho fatto i bocconcini tagliandoli e ho esagerato nel farli, ma va bene così. Poi li abbiamo passati prima nella farina per fare in modo che poi i passaggi successivi attaccassero meglio. Bravissimo. I passaggi successivi sono uovo, pan grattato, di nuovo un passaggio nell'uovo e poi pan grattato. Bravissimo. Dopodiché li abbiamo messi a friggere in olio di semi di girasole. Attenzione, abbondante. Abbondantissimo, così non... diciamo non viene assorbito. Bravissimo, infatti vedrai che adesso questi nuggets di pollo meravigliosi che hai fatto tu, che sono tipo questi qua, tipo sono quelli dove questo... non sono passata io a tagliare. Esatto, questo diciamo che è sono per... la cottoletta di pollo di Giulio. È per palati fini questo, esatto. non mi aspetto che tutti capiscano. Hai assolutamente ragione. Adesso andiamo poi a scolare, vedi che questi sono già praticamente cotti. Che belli, ragazzi. E sorvolando sulla forma, perché anche no... Però come vedi sono belli, cioè gli assomigliano ai nuggets. Io quelli. Sono orgoglioso dei miei bambini invece. Allora guarda, ti dirò, tirali su tu. Tiro su io, sei sicura sì? di questa cosa? Vabbè. Abbastanza, è una pinza, okay. Penso tu ce la possa fare. Forse vai. Sì, scolo leggermente. Bravissimo. E via. Passo al prossimo, che bravo. Mi sembra abbastanza a posto. Sì, questo. Sì, sì, ma tanto lo vedi, le cottolette sono quelle che sono ancora un po' indietro. Le cottolette sono quelle che sono indietro, le facciamo dopo. E magari le facciamo su in maniera... Tutti, bravo. Ok. Vedi che hanno proprio la faccia del nuggets. Sono veramente loro. È vero. A parte la forma che è un po' a trapezio magari. Ma è perché così mi è piaciuto dare come dire un po' di allora varietà. Conta che l'olio brucia quindi sì. se fai io magari tengo la padella perché questi spostamenti di pentola che facevi mi terrorizzavano alquanto. Si spostava la pentola, non mi sto pochino, neanche la... benissimo sì. molto bene. Va bene. Ok però, fai lo, il resto lo fai ecco, tu. Ecco adesso. Questo l'ho imparato grazie a te naturalmente e lo tutto cadenti, se immerso nell'olio ti fa capire se l'olio è caldo o meno. E come fa? Se inizia a sfrigolare, a emettere delle piccole bollicine, possiamo dire così, vuol dire che l'olio, signore e signori, è signore caldo. Signore e signori? Sto prendendo invece forma un po'. Il trucchetto che mi hai detto tu, che mi ha detto la tua fidanzata, mi hai detto che se tu lo metti dentro il stuzzicadente all'olio non fa puzza? No, non schizzetta molto. Ah, non schizzetta. Non schizzetta. Schizzetta, se il termine tecnico no, è schizzetta. Il termine tecnico è schizzetta. Molto bene. Adesso facciamo come gli amici che prendiamo una forchetta sola perché io lo mangerò con le mani. Perché preferisci sì. così, ok. Sì, perché preferisco così. Lo dividiamo a metà. E facciamo come gli amici che lo dividiamo. Ah, non perché sono grosse, non stavi continuando in sequenza. Vai, anche tu con la mano, senza forchetta, mezza così. Mezza cotoletta anch'io. Facciamo cin-cin. Alla tua salute. Proviamo. Vero? Gli assomigliano? Però sono più buoni. No, più buoni. Va bene, okay. Allora ti aspettiamo la prossima volta e a voi invece diamo appuntamento a domani con un'altra puntata di Chef per Passione. Ciao.